Ciao a tutti, benvenuti nel canale. Oggi farò il video degli assaggi degli snack filippini. Spero vi piaccia, però in primis devo fare una premessa. Non voglio offendere nessuno, cioè se gli assaggi che farò non mi piacciono non vi offendete, è soltanto un parere soggettivo mio. Niente, iniziamo. Il mio fidanzato, che è filippino appunto, mi ha fatto lui, diciamo, l'ordine di come devo assaggiare gli snack. Quindi partiamo da questo qui. Come si legge? Cipi. Cipi. Tutto bene? Sì. C'è scritto chips. Penso sia la salsa barbecue. Vediamo. Ah, si gustano davanti a una partita di basket, giustamente. Da una partita di hockey. E alle feste. Vediamo se riusciamo a capire qualche ingrediente. Olio vegetale, barbecue. Vabbè, non lo so, apriamo. Jack and Jill. Vado. Ah, dimenticavo, dare un voto da 1 a 10 a tutti i 6 snack che ho. E c'ho anche una bibita. Quindi un voto da 1 a 10. Ma tu non hai assaggiato? Ah, ti piace a te? È il mio preferito. Allora, dovete sapere che io ho mandato lui giustamente a comprare questi snack e lui ha comprato solo cose che piacciono a lui, quindi se a me non dovessero piacere tutti gli snack, lui prende e se li porta a casa con i soldi miei in pratica. Vabbè, io vado. Ma cioè, posso fare così? Io vado. Sembrano le... Non so se ci riesco a farvelo vedere, aspetta. Queste. Boh, ma secondo me li conosci. Provo. No, buoni. Lo so. Sono buoni. Pensavo peggio. Sembrano le virtual della San Carlo. Le mie assaggiate? Quelle a cono. Comunque sono molto buoni, sembrano però... È arrivato il piccante. È arrivato il piccante un attimo. No, comunque do un voto da 1 a 10, quindi facciamo 7. 7 e mezzo. Sono buoni. Questi restano qua, esatto. Basta. Adesso bevo, se no va a finire che mi resta il sapore di queste patatine. Allora, passiamo ad un altro snack. Questo qui. Nova Multigrain Snack Country Cheddar. Vediamo. Ma in italiano! Si chiama la Nova, già. Proviamo. Lo chiamavo sempre Tettuccio. Come? Tettuccio. Perché Tettuccio? Sembra di dire le case campane. Comunque è carino il fatto che tipo in Italia, tipo la San Carlo non le fa, il fatto che c'è scritto tipo strappa qua. Io in genere stavo 3 ore a fare. Vabbè, proviamo. Sarà troppo in fretta. Ecco, ci sono riuscito. Sembrano. Pure questo è il tuo preferito? È il mio preferito. Ah, è il suo preferito. Quindi se a me non mi piace, ci lasciamo. Non andiamo d'accordo. Comunque dall'odore sembrano le rustiche. Ah, ecco perché dici Tettuccio. Che sembrano, vabbè. È proprio una fantasia assurda. Eccole qua. Questo qua. Bella. Non saprei dirvi cosa di a cosa assomigliano. Settimo scelto. Non è buono però.
voto da 1 a 10. No, mi sono piaciute più le cipi. Quindi sì, le cipi ho dato 7,5. Queste do 6. No, 7. Sono buone. Sempre beviamo. Ne ho scelto bene. Sono preoccupata per quella che viene dopo. Passiamo al terzo assaggio. Queste si chiamano Ding Dong. Dice che sono tipo le noccioline. C'è qua sopra, giusto? Ah, bellissimo. Hot e spicy. Mia povera gola. Moria. Qui pure c'è scritto in italiano. C'è scritto pure qua il strappo. Vado. Sembrano le cose normali. Gli arachidi normali. Non so come farvele vedere. Come faccio a vedere? Vi giro la telecamera. Vabbè, una è questa. Questo sembra il mais. Devo provare una ad una. Anzi. Vado. 3, 2, 1. Non sono piccanti però. Proprio un'altra volta. Dopo li mangi tu. Queste sono quelle che mi piacciono meno. Quindi da 1 a 10. Da 1 a 10, 4. Non mi piacciono. Allora, poiché questi non mi sono piaciuti, ora il mio bellissimo fidanzato mi ha preso questa bibita. Che lui non ha mai provato. Nemmeno io, vabbè. Ed è... Sono un po' in difficoltà perché non capisco, non so leggerlo. Lici Nectar. Nectar delici. E come si dice? Lichi. Lichi. Laichi. Ok, ne no, come si legge? Vai. Come si legge? Non lo so. Già. Come si legge? Non lo so. Dai. Lici. Non l'ho mai visto in vita. Il mio fidanzato non sa parlare filippino, voglio solo dire, cioè va proprio in difficoltà. Vabbè, comunque, questo frutto qua. Chi lo conosce, scrivete giù nei commenti che come si legge. Se l'ho letto bene. Vabbè, se proprio no. Allora, vediamo che ci sta. Fuoco. Si usa fuoco. Non sa niente, vai giù. Beh, io vado. Ma mi spacco l'unghia. Proprio. Apri. No, però non devi assaggiare. No, non assaggi. Dai, guarda, spacchi l'unghia. Ecco qua, gentilmente aperto da John. È dolce. Ah, tu non lo sai, giusto? Ma stanno i pezzi come quello là al cocco. Sembra di alla pesca. Cioè, secondo me è buono. Cioè, se mi piace è una rivolta. È buonissimo. 10. Cioè 11, 12, 13 milioni. Mi piace, sai. No, non te lo do questo. Comunque voto 10. Veramente buonissimo. Adesso passiamo al quarto assaggio. È già aperto perché non ha registrato lo strappo. Vabbè. Comunque è... Oishi si chiama. Sì? Oishi. Oishi, mi dicono dalla regia. E penso, visto che c'è un gambero, penso che siano delle patatine al gambero. Adesso. Mamma mia.
buonissimo. Vado. Sembrano dei Fonsis. Provo. Li provo per sicurezza. No. Sono bruttissimi. Mamma mia. Mamma mia, che alito. Da una scala, no, una scala, un voto da 1 a 10, 0. Orribili proprio. Mamma mia, bruttissimi. Ma te ti piacciono? Sì. Oddio, che schifo. Vabbè, comunque non vi prendete collera, ma sono brutti, non mi piacciono. Adesso passiamo al quinto assaggio, questo qui. Sunflower crackers, giusto? Proprio inglese. Gusto limone, crema di limone. È dolce? Dicono dalla regia, dicono che è dolce. Buono. Sembrano i tuc. Tutti, ciao. Aspettate, ne prendo uno, cerco di prenderne uno intero. Ah, ma sono tipo sandwich, giustamente c'è scritto sandwich, ma ti giuro, vabbè. Dopo mille anni, ecco qua. Ecco qui. In mezzo c'è la crema di limone, sembra. Sembra la crema della deliziosa al limone. Proviamo. Adesso passiamo al sesto assaggio. Scusatemi se è già aperto, ma John l'ha aperto perché ci piacciono e quindi se ne è presa già una. Eccola qua, il residuo. Allora, si chiamano Max e c'è scritto Menthol Candy Honey Lemon. Penso siano caramelle a mentolo al gusto di miele e limone. Sì? Sì. Ecco qua, sembrano tipo le frizzi. Non so se conoscete. Apriamo. Ma sono giganti. Guardi. Sono giganti. Buone. 9. Si sono meritati un bel 9. Queste le tengo io. Va bene? Yes. E vabbè, il video è finito. Spero vi sia piaciuto. E niente, mettete tanti mi piace se vi piacciono questi tipi di video. Non dimenticate di iscrivervi al canale perché è veramente molto importante. Scusatemi se sto parlando con la caramella, però vabbè. Intenzione di fare un video dove imparo il filippino, parlare filippino, perché ho visto un video di un ragazzo americano che tipo ci sono le parole e lui le prova a leggere. Farò una challenge di questo tipo. Fatemi sapere sempre sotto tramite commento se vi potrebbe piacere. E niente, ci vediamo al prossimo. Ciao ciao!